Abbiamo avuto la garanzia dal ministro del Tesoro Padoan che il debito esistente dal 2000 per 17 anni non riconosciuto lo faremo riconoscere, lo spalmeremo in altri 20 anni con una norma DOC che ci viene dal Tesoro. Crisi economica, prospettive di crescita e ricostruzione in Centro Italia e in Abruzzo. Questi temi toccati dal ministro dell'Economia Piercarlo Padoan ieri sera a Chieti nell'intervento al convegno sulla figura di Silvio Spaventa intitolato L'Abruzzo che pensa l'Italia. Padoan ha riconosciuto i risultati definiti sorprendenti ottenuti dall'Abruzzo, ad esempio con l'uscita dal commissariamento sanitario o con il rientro dall'essere area in ritardo di sviluppo. Poi il ministro si è concentrato sul tema caldo degli aiuti alle popolazioni terremotate. Posso semplicemente dire che mai come prima sono state mobilizzate risorse da destinare alla ricostruzione, risorse nazionali, risorse locali, di nuovo risorse europee. Ed in riferimento all'Europa, Padoan ha rimarcato. L'Europa è stata molto aperta a aiutare nell'ambito delle regole europee un paese come l'Italia colpito dai disastri sismici che purtroppo hanno colpito questo paese più di una volta. Le risorse ci sono, ha chiosato il ministro, manca la capacità di usarle. C'è anche molta voglia di condividere le risorse, questo è un tema che noi dobbiamo rivendicare come italiani, non solo perché ci fa arrivare più risorse, ma perché ci permette di tornare in Europa e dire le abbiamo usate bene. Silvio Spaventa, originario della provincia di Chieti, nato a Bomba, è stato tra i più innovativi nell'alveo del pensiero liberale dell'Ottocento e nel 1876 ha elaborato il progetto di legge per la nazionalizzazione della rete ferroviaria. È proprio di ammodernamento del trasporto su ferro, soprattutto in relazione alla tratta che collega Pescara a Roma, hanno parlato sia il presidente della regione Abruzzo D'Alfonso che l'amministratore delegato di RFI, Renato Mazzoncini. Stiamo lavorando sulla Pescara a Roma. È il collegamento fondamentale sulla Bretella di Sulmona. Il contratto di programma con il Ministero dei Trasporti, chiuso al CIP proprio quest'estate, stanzia oltre 1,5 miliardi di investimenti. Abbiamo un accordo con la Regione Abruzzo che con il nuovo contratto di servizio consentirà di investire oltre 100 milioni di euro, il che vuol dire portare l'anzianità media della flotta dei treni regionali dagli attuali 24 anni a 9 anni entro il 2022. Perché mi aiuta Spaventa? Come lo posso qui utilizzare, strumentalizzare idoneamente? Lui ha visto quello che non c'era. Non è vero che si può fare solo ciò che c'è. Non è vero che si può allungare aggiungendo solo ciò che c'è. Si può anche creare. Ha creato lui con quel pensiero.